stiamo per arrivare. Domenica 16 gennaio saremo al Teatro Wanda Capodaglio a Castelfranco Pian di Scò con il marito invisibile di Edoardo Erba, Marina Massironi, Maria Amelia Monti e il marito invisibile Lucas. Vuoi dire qualcosa? No, quella cosa lì non la devi dire. Il marito invisibile è lo spettacolo che aprirà ufficialmente la nostra stagione teatrale al Teatro Comunale Wanda Capodaglio. Si tratta di uno spettacolo davvero esilarante, di uno spettacolo di grande attualità, che vede protagoniste due amiche cinquantenni, interpretate da Marina Massironi e da Maria Amelia Monti, le quali affronteranno una videochat in cui parleranno, loro non si vedono da tempo, per cui dopo qualche chiacchiera, dopo qualche parola di rito, Lorella, una delle due interpreti, annuncia a sorpresa di essersi sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, perché Lorella non ha avuto molta fortuna nella vita con gli uomini, ma la cosa più divertente è che il suo nuovo marito ha una particolarità: è invisibile. Il marito invisibile è sicuramente un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Sul palco non ci sono soltanto le attrici che ci accompagneranno con la loro personalissima comicità che le contraddistingue, ma anche una loro proiezione, per cui avremo sia le attrici reali che le loro proiezioni virtuali. Quindi una realtà ricca e articolata in cui gli schemi interattivi accompagnano il pubblico nella narrazione di una storia davvero molto molto attuale. Quindi ci vediamo a teatro domenica. Siamo in tournée con una commedia in video call. La prima commedia in video call. Il marito invisibile di Edoardo Erba. È veramente una commedia esilarante. E tratta praticamente dell'attrazione irrefrenabile, irresistibile di tutta l'umanità verso l'invisibilità. Marina, ma dove sei? Non lo so, tu no, non fare scherzi. Ma dove sei? Marina. Ma invisibilità.